sono pronto, ho le massacrate, ho le massacrate e che sono. C'era una volta il Veneto dei filò e delle osterie. Sì, in osteria che mi piaceva. A raccontarlo, sabato 24 marzo, è stata la compagnia La Contrada de Sarnaia, che a grande richiesta ha presentato nella sala polifunzionale di Mosnigo la commedia Esperon de Catar la Porta Aperta. Allora, il titolo originale della commedia è Esperemo che sia a porta aperta, di Dino Coulan, che ringraziamo perché ci ha permesso di rappresentare questo suo spettacolo. È una commedia che noi abbiamo deciso di ambientare in un piccolo paese verso la fine degli anni 60 e inizio anni 70. E cosa succede? Ad un certo punto le donne, stanche di aspettare come ogni santa domenica i mariti che regolarmente torneranno a casa ubriachi, decidono di dare una lezione ai mariti. Come? Andando la domenica dopo in osteria, trascinando anche la signora Ida, e torneranno a casa loro ubriache. Questa commedia ha due finali. Perché? Perché è in realtà il pubblico che poi alla fine deciderà se gli uomini hanno imparato o meno la lezione. Questa è la trama. Dove andare sola se non si può un'educare? Va a casa! Pare che te ne ha bruciato un nasso! Ma mi è l'ultimo, ma capissimo duro, qualunque! La compagnia è nata tra il 1990 e il 1991, io ne faccio parte dall'inizio, ci sono stati vari cambiamenti all'interno di persone e avanti. Lo scopo della compagnia teatrale è non di lucro, siamo una compagnia amatoriale, e quello di conservare il dialetto. Infatti tutte le nostre commedie sono state portate nel nostro dialetto tipico del quartiere del Piave. Il 19 maggio siamo a Farra di Soligo, il 30 giugno siamo al giardino, un bellissimo giardino di Marval con un anfiteatro all'esterno, e poi il 30 ottobre siamo a Pordenone. Queste sono le date già fissate. Ne abbiamo altre tre da stabilire che già ci hanno chiamati, però c'è la data, quindi ancora in questo caso seguite la pagina Facebook nostra, La Contrada de Sarnaia, dove trovate tutti gli aggiornamenti, informazioni e contatti. Una serata di divertimento e allegria, ma anche di riflessione sui tempi andati, che ha riempito la sala polifunzionale di Mosnigo per l'ultimo appuntamento di Risate a Teatro. Rassegna a scopo benefico, che ha raccolto fondi per le scuole materne del comune di Moriago. Sì, con grande soddisfazione vedo che anche questa sera la sala è oltremodo piena. Questo vuol dire che la gente gradisce l'offerta, quindi le due serate teatrali, ma oltre a questo possiamo rilevare l'altro dato fondamentale per lo scopo della rassegna, è la raccolta fondi che ne deriva, che sicuramente darà un ottimo contributo al sostentamento delle scuole materne nel nostro comune.